Ciao a tutti, mi è arrivato appena lo swap da Elena del gruppo Facebook e lo apriamo insieme. Non ho fatto il video in cui vi mostro che cosa ho mandato a lei, però vi lascio con questa foto dove vi spiego, cioè vi dico che cosa le ho mandato. Il cuore che vedete con le rose sono quei petali che si vanno a mettere quando fate il bagno, che appunto danno tutta la profumazione e anche un po' di colore alla vasca, che sono molto carini. Poi le ho mandato le mollettine, quelle lì che vedete con i fiorellini. Adesso non mi viene in mente che fiore è, che tra l'altro ho scoperto dopo che è il suo fiore preferito, quindi azzeccatissimo. Poi quella cosa nera che vedete con i fiorellini rosa fucsia in alto sono delle piccole lavagnette che si appendono, diciamo, al muro e quindi scendono con questi fiorellini rosa per scriverci qualche nota, eccetera. Poi ho preso un libretto per scrivere gli appunti, eccetera, con una penna fucsia con tutti i fiorellini sopra. Poi le ho mandate una candela in vetro con sopra un fiore giallo, quella che vedete in fondo a destra con il fiocchettino bianco. Poi le ho mandate uno smalto e un burro e un lucidalabbra della Essence, color fucsia, che sono i colori che gli piacevano, eccetera. Quelli me li sono presi anche a me, soprattutto il lip gloss. È molto primaverile, mi piace tantissimo, illumina tanto le labbra. Poi quel pacchetto bianco che vedete è un set per creare, diciamo, un portacose, un piccolo beauty, tutto handmade, ed è molto semplice da fare. Ci sono tutti i componenti, vanno tutti assemblati insieme. Insomma, mi sembrava una cosa carina da mandargli. È tutto decorato con dei fiori, delle farfalle, quindi anche questo a tema molto primaverile. Insomma, questo è quello che le ho mandato io. Il tema di questo swap è stato la primavera. Ecco qui. La letterina che la leggerò dopo, e questi sono i pacchetti. Abbiamo deciso di mandarci 5 cose. Allora, apriamo subito, sono super curiosa. Carine! Un paio di forbici con tutto questo tema floreale. Queste sono strautili perché io ho perso quelle che uso io di solito per fare le mie cose, quelle più piccoline. Mi sono rimaste praticamente solo queste forbicine grosse da cucina, quindi questo è stato azzeccato. Le ho perse ieri sera, non so neanche dove siano finite, quindi è molto molto utile. Sono anche molto molto carine. Adesso anche le tolgo da qui. Guarda che carine. Sono un amore. Perfetto. Poi apriamo questo qui. Che carina. È una pochettina, che anche questa è molto utile. Ha tutto questo decoro appunto floreale, ovviamente, e come vedete è tutta fatta da dei pallini colorati, diciamo. Molto molto carina. E anche questa assolutamente utile. Poi apriamo questo qui. Questi graziosissimi elastici con il fiore il girasole color rosa, e questi sicuramente più che usarli come elastici così,
cioè l'elastico lo tengo, ma questo componente qui vedo di farci con qualcosa di resina, sicuramente. Oppure per decorare qualcosa, ho già un po' di idee. Poi apriamo questo qui. Questo mi piace tanto. Mi ha mandato un bellissimo portafoto. Io vado pazza per i portafoti perché adoro fare le foto e ne ho sempre tante che magari vorrei sviluppare, ma magari mi mancano i quadretti. E questo è veramente molto molto bello. E appunto fatto ne ho uno simile, che qui appunto c'è tutta la parte trasparente e poi c'è questi componenti a fiori con questo effetto caleidoscopio, non so come si dice, non caleidoscopio, non mi viene la parola, insomma, che ha tutte le sfumature di tutti i vari colori in base a come lo muovi. Quindi anche questo è molto carino, c'è dietro il batecco, che praticamente si va ad abitare lì e appunto sta in piedi così. Ho appunto una foto del mio cagnolino di cui non avevo il quadretto e penso che metterò quello oppure una foto io con mio moroso. Adesso vediamo, però questo è molto molto bello. Peccato che da me non li vendano fatti così perché mi piace particolarmente. Da me sono molto più semplici. Ok, questo, infine apriamo questo. Carino! Questi sono appunto, è appunto un sottopiatto che io li uso tantissimo, quanto li devo mettere qui in mezzo al tavolo, appunto questa bellissima farfalla con questo fiore, anche questo molto molto carino, delizioso. Ok, questo è tutto quello che mi ha mandato Elena, la ringrazio tanto perché mi è assolutamente tutto molto 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 utile, mi piace tutto quello che mi ha mandato e ci vediamo presto in altri video. Se riesco a fare altri swap ve li mostro come solito e se qualcuna vuole fare qualche swap con me a tema creativo, quello che volete, io ci sono, quindi potete contattarmi. Un bacione a tutti. Ciao.